In questo video parliamo dei benefici della corsa, ormai scientificamente provato quanto la corsa faccia bene al nostro organismo, alla nostra salute, e i benefici della corsa sono veramente tantissimi. In questo video vediamo di vedere alcuni di quelli che sono i benefici del correre, della corsa. Il primo beneficio della corsa che sappiamo tutti è che correre brucia calorie, quindi fa bruciare calorie, quindi correre fa anche, diciamo, dimagrire. Possiamo anche, diciamo, calcolare quelle che sono le calorie che bruciamo con una semplice equazione. Diciamo, possiamo dire che bruciamo una chilocaloria per ogni chilo corporeo, per ogni chilometro che andiamo a correre. Quindi una persona, diciamo, che pesa 60 kg andrà a bruciare 60 calorie per ogni chilometro corso, che sono, diciamo, abbastanza. Ecco, diciamo, non è che basta correre per dimagrire, e chiaramente correre aiuta tantissimo a dimagrire, e comunque chiaramente la cosa più importante per dimagrire sicuramente rimane sempre l'alimentazione. Correre è assolutamente un antidepressivo. Quando corriamo andiamo a produrre, diciamo, l'ormone della felicità, che è la serotonina, e quindi quando corriamo produciamo serotonina, ci sentiamo bene, siamo felici, siamo contenti. Per questo vedi tutti i runner e quelli che si allenano in pista a correre, che vanno avanti e indietro, sono tutti felici, beati e contenti, o quasi. E quindi correre fa benissimo, mette di buon umore, quindi corri, produci serotonina, e la cosa bella è che la serotonina dà anche assuefazione, e quindi più corri più avrai voglia di correre e di farti le dosi di serotonina. Un'altra cosa molto importante della corsa è che correre migliora quelle che sono le funzioni cognitive. In pratica siamo più intelligenti, per questo vediamo noi tutti atleti e runner siamo assolutamente sempre di un'intelligenza superiore alla media, questo è un dato di fatto, e chiaramente, ma comunque ci sono studi che veramente hanno provato, mettiamo le virgolette, che le funzioni cognitive, quindi anche l'intelligenza, sia direttamente proporzionale anche alla massa muscolare. Quindi, diciamo, correre, essere in forma, avere una buona massa muscolare, essere tonici, fa bene anche alla nostra intelligenza. Correre aiuta anche a prevenire quello che è il diabete. Quando corriamo, quando facciamo sport, i nostri muscoli producono un ormone che si chiama irisina, e questo ormone, diciamo, che invia delle informazioni al pancreas di produrre più insulina. Quindi, oltre a essere, diciamo, un effetto preventivo, sembra che anche chi soffre di diabete corre sia molto importante per contrastare, diciamo, questa malattia. Correre aiuta anche a prevenire cancro e tumore, e questo ormai è assodato e provato da tantissimi studi. La corsa aiuta anche a ridurre quelli che sono i valori del colesterolo, diciamo, quello cattivo. Altro effetto molto positivo della corsa è che la corsa aiuta a ridurre e a regolare la pressione. Quindi se sei uno che soffre di pressione, al posto di ingerirti delle pillole per cercare di regolamentare la pressione, chiaramente fallo fino a quando la pressione non si è poi stabilizzata. Una cosa che aiuta tantissimo, molto di più di quelle pillole, è correre. Se soffri di pressione alta, bassa, insomma di una pressione sregolata, corri, non può che farti bene. Se non puoi correre, cerca di fare delle camminate lunghe, cerca di salire i gradini, cioè cerca di fare sport, cerca di muoverti. Non c'è niente che possa aiutare più la pressione di muoverti, e soprattutto se puoi correre, corri, che aiuta tantissimo a regolare la pressione. Inoltre correre aiuta a contrastare e a prevenire quella che è la osteoporosi. Correre, tutti gli impatti sul terreno aiutano a produrre quelli che sono gli osteoblasti, quindi, diciamo, le cellule che sono preposte per la formazione delle ossa. Quindi correre fa anche bene alle ossa, rinforza le ossa, ed è chiaramente, è chiaro, se corri hai bisogno di forza anche forti, quindi una risposta, diciamo, normale e naturale del nostro organismo alla corsa, all'allenamento. Quindi se vuoi delle ossa forti,
corri, corri e corri. Altro effetto, diciamo, collaterale della corsa è che fa bene alla vista. Sembra che faccia bene anche alla vista. E quindi, se hai problemi di vista, comunque se vuoi prevenire e continuare a vederci bene come ci vedi adesso, vedi di correre e di fare tanti chilometri. Quindi vediamo quanti sono gli effetti positivi e benefici della corsa. Sono veramente, questi che ho detto sono solamente, diciamo, alcuni degli effetti benefici della corsa. Alcuni, insomma, sicuramente anche altri effetti benefici, alcuni forse non li sappiamo ancora, anzi sicuramente non li sappiamo ancora, non è che sappiamo tutto. Quello che sappiamo è che il nostro corpo è fatto per muoversi, quindi se vuoi stare bene devi muoverti, quindi devi fare allenamento, devi fare sport. E cosa meglio della corsa per stare bene, per migliorare la nostra salute e per essere felici? Perché, come avevo detto, appunto, la corsa aiuta anche a essere felici, perché quando corriamo produciamo serotonina, che è l'ormone della felicità. Per questo vediamo così tanti runner, così tanti atleti così felici, sempre con il sorriso sulle labbra. Io mi auguro di averti dato qualche informazione che ti possa essere utile. Se hai altri benefici della corsa, assolutamente scrivili qui sotto nei commenti, così dividiamo e condividiamo un pochettino con tutti e aiutiamo tutti a coloro che non hanno ancora iniziato a correre. Quindi magari cerchiamo di dargli un là e sveglia, comincia a correre, che ti fa soltanto bene. Io ti auguro buone corse e mi raccomando sempre a canna.